Senta, vedo che io sono un grande consumatore di cinema e di fiction. Vedo che fumano tanto ancora nelle fiction e nel cinema. Non è esattamente. È chiaro che bisogna rappresentare la vita. La gente Beh, fuma. nel calcio questo è stato vietato. E oggi vedete che tutti quegli allenatori fumatori Ma oggi. siccome tra le vostre missioni c'è anche la prevenzione nelle scuole, ho visto con la Gelmini avete fatto, state facendo delle attività anche sulla scuola, eccetera. Clinton, lei non è un politico, però Clinton si è appellato al mondo cinematografico anche per una salute pubblica di contenere le scene di fumo. Non so se ricordate quando era stato E io non presidente. ho l'autorità dei presidenti degli Stati Uniti, per cui io posso fare appello al mio mondo. Lei però dice in certi sport è stato vietato. Sì, certo, sport Quindi è stato. buon esempio Ma diciamo che l'avete fatto. gli allenatori oggi non si vedono più allenatori in panchina che fumano quando prima si vedevano, e questo riguarda il Se calcio, riguarda prendesse il l'esempio da basket. voi, dal basket non sarebbe male. Beh, poi a me piace anche l'allenatore non solamente che non fuma, ma anche che sia ben vestito, per cui sono argomenti Cioè il differenti. casual non le No, piace. non ho mai amato, perché Perché ci l'allenatore è un vanno insegnante, casual. l'allenatore è un insegnante, a me piace l'allenatore in giacca e cravatta, È perché giusto. anche in quello si dimostra un carisma. Gli allenatori amano vestire, ma si può vestire anche sportivi, senza giacca e cravatta, ma dignitosi, no? Non amo i calzoncini corti nelle partite in precampionato, né nelle prime partite di campionato, gente in pantaloni corti non li ho mai mangiati. Evitiamo le t-shirt, evitiamo il casual Ma più. adesso non è che sia proprio un bacchettone sempre giacca e No, cravatta, perché nei però palazzetti poi ovviamente durante l'estate giacca e cravatta è nelle comodo. situazioni Però diciamo che istituzionali, una camicia scusi. non guasta, una giacca chiusa quando ci si presenta in pubblico pure non guasta. Senta, per il problema E non fa dell'intenzione. sorridere sulla giacca chiusa, io sono un fautore che quando Della ci si giacca chiusa. presenta per una premiazione ci si deve chiudere le giacche, o quando si sta seduti almeno chiudere le gambe. Scusate, Ecco, quelle sono mie il fissazioni. No, problema è che. No, nelle interviste è diverso, ha ragione, io sono in camicia. Presidente. Senta, alcune federazioni internazionali fanno delle campagne che le volevo solo citare, siccome sono CONI esteri, sono vostri corrispettivi esteri. Per esempio, in Francia il CONI francese è particolarmente attivo contro la violenza sessuale, perché sostengono che deve esserci un reciproco rispetto. Prima domanda, in Italia c'è questa emergenza nello sport? Ma diciamo che emergenza non c'è in Italia, però ci sono interventi che fa lo sport attraverso le federazioni sportive, quella del calcio in modo particolare, perché è vero che il calcio ogni settimana lo fa, ma tante cose sono di invito anche dello sport italiano del CONI. Gli altri comitati olimpici non hanno la nostra struttura, per cui esistono solo per le Olimpiadi, per cui non avendo questo rapporto di vigilanza sulle Quotidiano. federazioni sportive, hanno loro le iniziative, ma noi le facciamo attraverso le federazioni. Quindi diciamo una campagna come questa, però al caso di allarmismo io così grosso in Italia No, ma onestamente non l'ho noi a tutte le sentito. campagne che può riguardare la nostra popolarità buttate, messe nel sociale sono sempre benvenute La e questione doping, in America sono particolarmente attivi i steroidi, hanno fatto una campagna pubblicitaria sulle TV e radio. Com'è in bene. Italia la Noi non facciamo situazione? campagne, facciamo i fatti. Noi abbiamo fatto dei fatti come concretezza, penso che nessuno possa dire sono più bravi di noi o siamo meno bravi. Noi facciamo il nostro dovere, poi non siamo bravi, facciamo solamente il nostro dovere. Il fatto che noi fermiamo atleti ipotetiche, medaglie alle Olimpiadi, come è stata nelle ultime Olimpiadi da Bastianelli o altri grandi Certo. atleti, è la dimostrazione che meglio una medaglia in meno che uno sano in più che puntare solo alle medaglie. Il numero dei controlli effettuati ogni settimana sui campi di calcio, il fatto che siamo noi riusciti a scoprire attraverso il DNA il caso Valverde e che Certo. prossimamente ci sarà una sentenza del TAS, ma questo non cambia, che il TAS può fare qualsiasi sentenza, la realtà però è quella sotto gli occhi di tutti, perché il DNA non è che ci si può che un terno all'otto, è una certezza, una realtà, dimostra che l'Italia sta facendo le cose Quindi sul seriamente. Giro d'Italia possiamo stare tranquilli? Non lo posso dire Certo, non abbiamo questo la sfera di cristallo. perché questo dipende poi dagli organizzatori e dai sistemi di controllo che gli organizzatori permettono. Senta, si parla tantissimo in questi, ci sono stati atti di violenza a Roma che hanno colpito persone omosessuali, è un tema che sta anche nello spot che sta venendo fuori. Io stesso ho fatto due interviste a Lippi che sono state molto discusse, dove lui ha detto
diciamo, lui fece una dichiarazione dicendo, ovviamente come in tutti i settori gli omosessuali ci sono, ma non è che a me nessuno si è mai presentato, cioè questo ha detto. Anche qui, sull'omofobia, su questi temi qui, alcuni coni sono attivi. Com'è la situazione in Italia? Avete qualche sensazione? C'è discriminazione anche lì? Non credo che nello sport ci sia. Riguardo le persone gay? No, non credo. Io è più forse un problema della società. Tolleranza. Io penso che nello sport ci sia tolleranza. Perché denunce non mi risultano particolari. No. Devo dire che l'esperienza mi porta a non fare il primo della classe, a non puntare di lui, però lo sport è più collegiale, cioè ingloba. Vedo che sia tollerante in tutti gli sport. Cosa pensa dei francesi che hanno creato? Io l'ho trovata discutibile questa iniziativa. Una partita è andata sui giornali: musulmani contro gay, non è ghettizzante. No, non avete sentito, no? Questa che poi musulmani non amo queste cose, cioè deve essere integrato. Insomma, le cose devono essere naturali, devono venire naturalmente, non bisogna mai identificare una categoria contro un'altra. La bellezza dello sport è proprio questa. Però lei si sente, cioè lei ha detto non faccio il primo della classe, l'ha premesso, però, e anch'io confermo questa sensazione, però è importante che lo dica lei, non io, e non mi pare che nello sport italiano forti episodi gravi di discriminazione sessuale o omosessuale siano accaduti. No, altrimenti perché? Se me li denunciano intervengo. Perché probabilmente siamo più maduri di quelli che la gente ci vorrebbe accreditare. Ma non è una cosa così scontata dirlo, abbia pazienza. Cioè, lei dice pacifico, ma non laddove, è così. Laddove ci venissero segnali dei casi interverremo. Ma certo. Sull'integrazione degli extracomunitari, la Germania fa dei tornei, delle cose, cioè cerca di inglobarne sempre di più. Allora, ex comunitari immigrati che fanno sport? Beh, noi abbiamo delle regole, per cui quando poi anche lo straniero viene in Italia e sportivamente in quel club va avanti e parte da quel club, e poi è italiano a tutti gli effetti. Lo sport integra? Sì, come no, altro che se lo sport integra. Lo vediamo in altre nazioni, adesso anche in Italia, noi abbiamo in tante nazionali. Abbiamo giocatori che non sono nati nel nostro paese ma sono italiani a tutti gli effetti. Lippi ha detto la multinazionale, la nazionale multietnica ci sarà, non è che possiamo pensare, lei cosa ne pensa? Ma io dico che il futuro sarà questo probabilmente, però oggi noi dobbiamo renderci conto che l'eccesso, qui sono due argomenti, un conto sono gli stranieri che poi sono diventati italiani e quindi a pieno titolo possono giocare nelle nostre nazionali, un conto è il troppo numero di stranieri che in tante discipline sportive giocano nei campionati. Io ripeterò sempre il mio discorso sul basket, il mondo del basket si offenderà, gli amici di Siena si offenderanno, pazienza, ma quello che penso io lo dico. Rose di 5 stranieri su 5 durante le partite di campionato non mi vedono favorevoli. Vado avanti, io seguito a dire finché avrò fiato quello che penso. Oggi fortunatamente nel basket ci sono squadre che investono sugli italiani, ne cito due: Benetton, Treviso e Roma. Poi si può anche non vincere, ma almeno si seguono degli ideali che tante volte contano più delle vittorie, per cui io seguito a tifare per i nostri giocatori. Prima delle competizioni sportive, inno nazionale o va pensiero? Rimane l'inno nazionale. Non lo cambierete? No, assolutamente no. Io sono fiero del mio inno, mi commuovo ogni volta che viene suonato, specialmente quando vince un nostro atleta. Fortunatamente l'Italia lo fa suonare diverse volte. Sì, per adesso siamo i quinti nel mondo. E quindi a forza di rompere suonare le scatole che non lo cantavano, adesso lo cantano. No, lo cantano tutti. Devo dire che hanno molta classe. Anche gli allenatori stranieri, con una eccezione, quando allenano le squadre straniere che c'è l'inno italiano, si vede che soffrono dentro perché non lo possono cantare, perché allenano le squadre straniere, però è un inno bello, a me piace. Senta, gli stadi, sugli striscioni, eccetera, siete intervenuti fortemente quando ci sono stati casi di razzismo e antisemitismo, voi siete entrati in modo deciso e non... Com'è adesso la situazione? Migliore, peraltro sono presidente... La violenza è calata, mi pare. Sì, ma io peraltro sono presidente dello striscione, di Striscia lo Striscione, sì. Sono presidente di quella organizzazione che facciamo ogni anno a Montalto di Castro la premiazione, e vedo che ogni anno ci sono sempre striscioni ironici, spiritosi e simpatici che vengono premiati, e gli striscioni insultanti se ne vedono molto di meno, anzi non si vedono quasi più perché non li fanno più entrare nello stadio.
per cui sono solo ingegneri quelli e che negli riescono sport a fare meno risultati. Popolari è uguale la situazione? Sì, oramai sì, anche perché è più facile controllare gli sport dove c'è meno pubblico. Meno pubblico e quindi tenere sotto osservazione.